Dicevo che per me questo è un momento molto importante, perché sentire le varie campane all'interno di questo consiglio sull'operato dell'amministrazione permette ai cittadini di farsi un'opinione. È un cittadino informato, è un cittadino consapevole, non un cittadino sovrano. Prima di tutto consapevole, poi se diventerà sovrano lo deciderà lui stesso. E ringraziare il sindaco per aver fatto una disamina sui numeri e su quelle che sono diciamo le caratteristiche delle carte, che sono molto fredde e poco possono dire rispetto alla viva voce dei consiglieri comunali o dei cittadini. Presidente, io nel mio essere credo molto alle coincidenze e mi piace pensare al fatto che questa relazione biennale, perché poi di fatto si tratta di una relazione biennale, cada proprio all'indomani della commemorazione dei defunti, perché questa è un'amministrazione comunale che nasce purtroppo da questioni legate a ciò che accadeva ai nostri cari defunti nel cimitero bagherese. Quindi mi sembra quasi che si vada a chiudere un cerchio che si era aperto, e da qui forse si potrebbe anche ricominciare in maniera diversa. Questo è un augurio, non so se poi gli auguri diciamo andranno a buon fine. Naturalmente fare una disamina oggettiva da esponente politico del Movimento 5 Stelle risulterà molto difficile, perché chi fa politica ed è schierato con una fazione non può essere oggettivo, anzi l'oggettività purtroppo non è neanche una cosa umana. Quindi questa che andrò diciamo a fare è semplicemente la mia personale opinione, il mio punto di vista, che è smentibile in quanto sono umano, in quanto sono una persona dotata di un intelletto medio, in quanto non ne so più degli altri, e accetterò volentieri anche le critiche che verranno dall'altra parte dell'aula, della quale ho profondo rispetto. Un rispetto che nasce diciamo da presupposti che si sono verificati anche all'interno di quest'aula, perché io dal rapporto che si è creato all'interno delle commissioni ma anche all'interno delle aule stesse ho appreso molto dall'esperienza del consigliere che è qua da più tempo, che comunque porta in sé diciamo degli insegnamenti che danno un residuo di quella che era una politica che era differente da quella del giorno dai giorni nostri. Ma potete andare al posto per favore? Presidente, così no, diciamo. Così risulta molto difficile, e come il consigliere Ragati chiedeva il rispetto, lo chiedo anch'io, in maniera molto educata. Dicevo, come dal consigliere più anziano e che sta qua dentro da più tempo, ho appreso quelli che sono i residui della vecchia politica, dai miei colleghi che hanno in qualche modo occupato dei ruoli di rilevanza che ora occupano colleghi che sono seduti nella mia parte dell'aula, ho appreso altro, così come da colleghi che hanno presso a poco la mia stessa età, ho appreso un modo di fare politica che può essere differente dal mio, ma che non è detto sia sbagliato. In questo modo diciamo che sono partito da grillino e piano piano mi sono trasformato in politico, e questa non è una cosa che mi fa paura, perché fondamentalmente se noi andiamo all'origine della parola, in fondo il politico non è altro che il cittadino, colui che si occupa di cose legate alla cittadinanza. E pertanto dire che oggi sono un politico non è per me qualcosa di grave o di pesante. Perché nel mondo greco, tra l'altro, il contrario di politico era idiota, colui che si occupa soltanto delle cose private. Quindi diciamo, se andiamo all'etimologia, meglio essere politici che idioti. Sul suo operato, signor sindaco, io non posso naturalmente che spendere delle belle parole, e delle belle parole che non siano necessariamente legate a ciò che noi abbiamo promesso in campagna elettorale, perché vedo e prevedo degli interventi dei miei colleghi d'opposizione basati molto su quello che noi abbiamo scritto durante la campagna elettorale. E questo, signor sindaco, perché io sono una persona molto realista e nonostante diciamo la mia giovane età so un po' come funziona il mondo, so come funziona la campagna elettorale e so benissimo che chi non ha mai avuto le mani in pasta, come non le abbiamo avute noi, ha soltanto una visione parziale delle cose. E noi partivamo, per quanto ci fossimo preparati a questa tornata elettorale, e lo dimostra il fatto che comunque abbiamo vinto le elezioni con un buon margine, con un discreto margine, allo stesso modo è anche vero che noi siamo come bambini. I miei nipoti per 3 anni non sono riusciti a spiccicare una parola, oggi sanno parlare benissimo. Noi siamo a 2 anni e mezzo, probabilmente all'inizio siamo partiti un po' balbettanti.
abbiamo presentato delle personalità che apparivano ai nostri occhi come delle personalità valide, dai buoni valori, personalità che potevano dare tanto non alla nostra fazione politica, ma al paese. Ci siamo resi conto che queste personalità non andavano bene. Penso al primo assessore al bilancio che abbiamo avuto, che presentava un curriculum da dirigente regionale, ma che poi alla conta dei fatti non è riuscito a dimostrare nel poco tempo a sua disposizione, sia per volere nostro, ma anche per delle sue scelte che ai nostri occhi sono state in qualche modo opinabili, e pertanto abbiamo deciso di cambiare, e tornando agli idioti, solo gli idioti e gli imbecilli non cambiano mai opinione, e di tornare indietro sui nostri passi e di andare da una scelta che fosse quanto più oggettiva possibile, ma l'oggettività non esiste, a una scelta più concreta, quella di dare gli assessorati a delle persone che condividevano o che hanno imparato a condividere i nostri ideali politici, come l'ex segretario del Partito Democratico di Bagheria, Maria Laura Maggiore, che ha fatto una scelta coraggiosa, quella di mettersi con dei ragazzini e di lasciare degli apparati di partito all'interno dei quali, ed è inutile nasconderci, la stessa riusciva a muoversi molto bene perché persone in gamba. Abbiamo scelto di dare l'assessorato alla cultura all'assessore Romina Aiello, che è laureata in scienza dei servizi sociali, ma che in realtà con dati alla mano, come dimostra l'ultima veste di San Giuseppe, quindi con bancarella alla mano più che con dati alla mano, ha dimostrato di aver appreso bene quali sono le problematiche del suo settore e come si può gestire bene il settore della cultura o della pubblica istruzione. E dico non perché Romina sia probabilmente la mia migliore amica, perché noi abbiamo purtroppo il brutto vizio di essere amici fra di noi, che forse in politica è una cosa che non va bene, ma per l'impegno che Romina mette nell'amministrare la sua città. Sono fiero di aver fatto questa scelta e di aver accantonato l'ipotesi tecnica per aver dato, e aver dato l'assessorato ad una ragazza che è stata eletta dai cittadini e quindi è molto più scelta rispetto a chi ha ricevuto l'assessorato su curriculum, e che la mattina si è svegliata qualche volta alle 7 per accompagnare i bambini a scuola. Dico, quando lo raccontiamo in giro, poi non so se lei sia dotata di patente A, B, C e D, ma a me sta benissimo il fatto che lei si sia svegliata alle 7, è inutile nascondersi. Non so quanti assessori nel passato si sarebbero potuti svegliare alle 7 per accompagnare i bambini a scuola. Forse c'erano e magari lo facevano in silenzio perché non c'erano i social. Dico, ogni tempo è frutto dei mezzi che ha. Se gli uomini primitivi avessero avuto Facebook, probabilmente anziché incidere degli animali sulle pareti avrebbero lanciato dei post, e oggi penseremmo che gli uomini del neolitico erano migliori di noi. Noi abbiamo Facebook e lo sappiamo usare discretamente, e quindi ci sponsorizziamo, non ci vedo nulla di male. Così come questa è una scelta recente, l'idea di ridistribuire le deleghe e dare all'assessore Bajamonte, che ha seguito le vicende del cimitero da vicino, che ha seguito le vicende del verde urbano da vicino, anche andando a tagliare l'erba, nonostante ogni tanto la prendano in giro, ma dico, il lavoro manuale è la cosa che nobilita l'uomo, e glielo dice un uomo di pensiero che probabilmente non è molto nobile perché ha le mani prive di calli, uomo di poche parole ma uomo di sostanza, che avrà tempo per dimostrare se questa scelta è stata esatta o meno. Come apprezzo il suo coraggio, sindaco, nonostante il servizio delle Iene, nonostante quello che circola su di lei, che viene dipinto quasi come Satana, di prendere su di sé l'urbanistica. Primo perché forse sfugge il fatto che lei le deleghe le possiede tutte. Poi perché sfugge il fatto che lei, tenendosi questa delega, si mette probabilmente più sotto scacco piuttosto che prendere in giro un assessore X, metterlo lì a sbrigare le sue pratiche, e dopodiché farlo fuori, uscirne con le mani pulite e anche le carte. Quindi io, Patrizio, perché dico, noi due ci conosciamo perché siamo partiti dalle pulizie delle piazzette, con i finocchietti, eravamo quattro sbandati, probabilmente quattro pazzi, non ci immaginavamo un giorno davvero, durante quelle specie di colazioni o spuntini di mezzanotte da ganci, di poter amministrare un giorno una città, però ci siamo riusciti. E io di te apprezzo notevolmente il coraggio. Il coraggio che per ogni tanto si trasforma in audacia, e in questo diciamo che non ti richiamo, però un piccolo, non avvertimento perché è una parola brutta, un piccolo monito, te lo devo fare.
Io mi sento consigliere comunale perché sono stato eletto come consigliere comunale. E quando è stato detto che in quella parte dell'aula stava il bene e in questa il male, o lì la legalità e qui la mafia, lì, perché ancora ero grillino, ancora non ero entrato nell'ottica di essere politico, ti ho quasi dato ragione. Poi mi sono accorto che però i miei colleghi, dato che io non sono né la magistratura né la questura, ai miei occhi non sono mafiosi, li definirei in un altro modo. In un modo difficile che però poi vado a spiegare. Io direi che da una parte ci può essere la pars destruens di Bagheria e dall'altra la pars cosmens, per non essere difficile e non dispiacere a nessuno. Da un lato c'è chi distrugge e fa bucceria, dall'altra c'è chi costruisce. Noi partiamo come pars destruens, dico, il Movimento 5 Stelle è in un certo senso l'antipolitica per eccellenza, coloro che sono nati da chi va in piazza a gridare, da Beppe Grillo, perché dico, non è che io mi nascondo, lo so che Beppe Grillo grida, dico, non è che non è suido, né uoibu. Però, piano piano, noi siamo diventati la pars costruens, perché stiamo amministrando, abbiamo 16 consiglieri che votano gli atti, poi se questi atti sono fatti male, se stiamo facendo degli errori, se degli organi esterni al Consiglio Comunale ci dovranno giudicare, dico, noi ci prendiamo le nostre responsabilità, la legge farà il suo corso, se abbiamo sbagliato pagheremo come è giusto che sia. Dall'altro lato, quella che era la pars costruens, cioè quelli che costruivano, i muratori della città, e tra l'altro dico, qualcuno dei muratori c'è anche nato politicamente, nel senso che abbiamo esponenti che con merito si richiamano al Partito Comunista, che era il partito di costruzione per eccellenza, perché diciamo il muratore non poteva essere che comunista sulla carta, che oggi si sono ritrovati a essere la pars destruens, quella che ha distrutto. E ha distrutto quando? Ha distrutto durante le amministrazioni Fricano, Sciortino, Lomeo, perché dico, Bagheria è in ginocchio, e non gliel'abbiamo messa noi in ginocchio, noi l'abbiamo trovata in ginocchio. Possiamo provare a rialzarla, ma sempre in ginocchio l'abbiamo trovata. Purtroppo, per scelta non fatta in malafede, perché io non sono nessuno per dire malafede o buona fede, per scelte politiche non ponderate, per scelte politiche inesatte, questa parte dell'aula si è ritrovata in più frangenti a dover sostenere delle amministrazioni che non hanno fatto il bene della cittadinanza bagherese. Di questo io non me ne posso fare una colpa, perché probabilmente quando fra 3 anni io potrò essere, perché non è detto che venga rieletto, all'opposizione, mi verranno mosse le stesse accuse, io non potrò che dire forse avevate ragione. Quindi io non, ripeto, io non sono né un tribunale né un giudice e non vi posso giudicare eticamente, non vi posso giudicare moralmente, vi posso solo giudicare moralmente. Io, consigliere Rodalbo, io posso dire con certezza che lei è sempre stato all'opposizione e per me non è un problema, ha fatto il suo lavoro, non ha mai appoggiato nessuna amministrazione e io lo riconosco se lo vuole riconosciuto. Quindi non, io in questo momento penso di non stare attaccando nessuno dal punto di vista privato, e questo non è populismo, ma per me, se lei avesse ascoltato le mie premesse, non mi infastidisce, non si preoccupi. Per fortuna la pazienza dovrebbe essere la virtù dai forti. Consigliere Logalbo, può per favore stare in silenzio? Grazie. Non è che il fatto di essere seduto qui le permette di parlare mentre c'è il consigliere che parla. Grazie. Sì. Le ripeto, se lei avesse ascoltato le mie premesse, questa è la versione di Marco Maggiore. Poi lei qua verrà a fornire la versione di Maurizio Logalbo e la sua versione varrà quanto la mia. Verremo giudicati a livello elettorale dai cittadini, se abbiamo commesso, io avrò potuto commetterli perché ho appoggiato una maggioranza, lei non ha, probabilmente non avrà potuto commettere perché essendo in opposizione si è riservata il diritto sacrosanto, perché è scritto nel regolamento, di non votare e di astenersi, e quindi magari non verrà giudicato dalla legge, ma verrà giudicato politicamente, ma lì dico la vita è una ruota, quindi è la politica è una giostra, si scende e si sale e si rischia anche di finire col fondo schiena per terra, quindi dico, io non ho nessuna intenzione di attaccare nessuno, se bada bene alle mie parole. Quindi dicevo,
Da questo punto di vista non ho talvolta gradito, ripeto, da consigliere comunale prima, da politico poi e da cittadino, ciò che è accaduto in questa aula, come non l'ho gradito da lei sindaco. Io mi rivolgo a lei perché lei è il primo cittadino ed è quello che ha sempre dato il massimo esempio, e lei per me è un esempio, anzi tu per me sei un esempio, perché non capisco perché ti do da lei. Sei un esempio di coraggio, sei un esempio di virtù positive, sei un uomo che è riuscito ad andare sempre contro il sistema. E talvolta, essendo anche tu umano, perché siamo tutti uomini qua dentro, i supereroi non esistono se non nei film Marvel, hai commesso delle piccole imperfezioni, dei piccoli errori. Dico, ma meno male Patrizio, perché altrimenti ti avrebbero santificato. E in questo momento, più che essere qui al Consiglio Comunale di Bagheria, saresti probabilmente a Roma, Città del Vaticano. Meno male che hai delle imperfezioni anche tu. Così come allo stesso modo, talvolta non ho gradito dall'altra parte dell'aula degli attacchi personali, degli atteggiamenti volti soltanto ad infastidire l'avversario o a farne impazzire politicamente parlando. Per fortuna qualcuno magari sarà impazzito anche personalmente parlando, come lo dimostrano i miei capelli bianchi a soli 25 anni, perché per me in quel caso noi non stiamo facendo l'interesse della cittadinanza. Una politica sana, una politica nuova, e noi 30 più i 7 assessori, cioè i 6 assessori e il sindaco, rappresentiamo tutti la politica nuova, perché una formazione del Consiglio Comunale del genere a Bagheria non c'era mai stata. Una formazione in cui la maggioranza poteva permettersi di fare la maggioranza e l'opposizione può permettersi di fare l'opposizione, e per me è una cosa bellissima, perché siamo finalmente tornati ad avere delle visioni chiare e contrapposte. Alla prossima tornata elettorale il cittadino potrà decidere tra visioni che sono fra di loro contrapposte, non tra visioni confuse create da apparentamenti in cui si entrava con una lista civica magari di derivazione di sinistra e poi si arrivava ad avere elementi di destra per far sì che il sindaco mantenesse la maggioranza in aula o che qualche assessore potesse mantenere la prima poltrona. Per me noi 30 stiamo facendo l'interesse della cittadinanza quando ci comportiamo a dovere. E questa per me è una differenza che la storia in qualche modo poi ci riconoscerà, perché quando ero grillino e ho letto l'articolo di, non ricordo bene il cognome, Drago può essere, dove si diceva che il Consiglio Comunale era oneroso, era un peso per la città perché aveva fatto chissà quali mali. Da grillino avevo detto che sono felice perché sta riconoscendo che la vecchia politica ha fatto del male, quindi io che sono della nuova politica mi posso vantare. Poi ho riflettuto un momento, ho detto ma io sono consigliere comunale, ciò che lui scrive oggi lo potrà scrivere fra 5 anni, e nel consiglio comunale c'era anch'io, e quindi anch'io mi dovrò accontentare e mi dovrò accollare quell'epiteto. Per cui diciamo che nonostante sia molto difficile, questi 2 anni e mezzo sono 2 anni e mezzo di cambiamento. Poi il cambiamento può essere positivo come può essere negativo. Le grandi rivoluzioni, la rivoluzione francese partì con i migliori presupposti, nel giro di 3 anni si trasformò nella dittatura del terrore, però nasceva da presupposti nobili, nasceva da Rousseau, da Voltaire, da Diderot, da uomini che avevano uno spessore culturale che francamente noi ci possiamo sognare, credo, almeno io mi posso sognare. Ma poi sfociò nel terrore, quindi il cambiamento può anche essere pericoloso, non è detto che cambiare sia per forza positivo. Ed è pur vero che a questa amministrazione qualche merito va riconosciuto. Va riconosciuta una nuova politica nella gestione dei rifiuti che non funzionano in maniera egregia. Io già l'ho detto in uno scorso intervento che vedevo una partecipazione minore sia di colleghi in aula sia di pubblico, perché stavamo trattando una mozione che aveva poca incidenza sul territorio, quella sugli inceneritori, mentre oggi magari questa affermazione potrebbe avere più eco. La gestione dei rifiuti non funziona come a Pordenone, non funziona neanche come a Salerno dove si è raggiunti l'80%, funziona a stento, però è un'impostazione diversa. Mai nessuno aveva avuto il coraggio di togliere i cassonetti. Poi, mai nessuno aveva avuto il coraggio di dimostrare se i cittadini bagheresi fossero da meno di quelli di Milano nel saper distinguere la carta dalla plastica, perché io ho avuto il dubbio che noi bagheresi fossimo più stupidi, visto che a Milano ci riuscivano. Invece i cittadini ci riescono, cioè questa è una cosa clamorosa, è una dimostrazione. Sarà l'uovo di Colombo,
però abbiamo dimostrato che i cittadini sanno differenziare, e questa è una differenza col passato, che poi per motivi logistici, che poi per motivi di personale, che nasce comunque da un ecomostro, e qui la parola eco penso che ci stia benissimo, portino il servizio a non funzionare al 100%, abbiamo portato il sindaco ad una scelta coraggiosa in cui lui si giocava gran parte e del proprio patrimonio personale, perché la Corte dei Conti non perdona, e della propria credibilità, ossia quella di affidare il servizio agli esterni, sia stato un rischio, calcolato o meno questo lo vedremo, ha però dimostrato che in qualche modo c'ha la volontà di uscire fuori da determinate logiche. E questo per me, ripeto, è un vanto non soltanto del Movimento 5 Stelle, ma del Comune di Bagheria. Del resto non posso neanche, diciamo, esimermi dal dire che le scuole bagheresi le avevamo trovate che erano in condizioni pessime. Abbiamo rischiato quasi di generare un dramma dell'ignoranza, perché quando non si controllano i tetti nelle scuole è ignoranza pura. Quando caddero i calcinacci alla scuola Cirrincione, mentre ora per quello che vedo, anche se non funzionano celermente come le costruzioni degli hotel a Dubai, le scuole bagheresi sono state in qualche modo riviste, sono state in qualche modo sistemate. Certo non sono le scuole che io sogno per i miei nipoti, perché quelle si trovano in Svezia probabilmente, in Danimarca, che sono secondo me i paesi col più alto grado di civiltà al mondo, si trovano negli Stati Uniti se te lo puoi permettere, ma non si trovano non in Sicilia ma nemmeno in Italia, perché dico la situazione dell'istruzione è una situazione pessima in tutto lo stivale, quindi non soltanto in Sicilia, che dallo stivale è un po' fuori. Non posso esimermi dal dire che questa amministrazione abbia messo mano al manto stradale, perché dico, noi potevamo in qualche modo fare concorrenza ai Grand Canyon per i buchi che trovavamo per le strade. Ora le arterie principali sono state risistemate, è stata risistemata la città di Palermo, è stata risistemata via Libertà, sono state risistemate alcune traverse del corso principale, che è stato riaperto anche lì, andando in contraddizione con quello che era il programma, e poi creando una scelta che è stata vincente, perché alla fine l'aver dimostrato che chiudere, anche andando contro quelle che erano le nostre convinzioni, perché noi mentre eravamo fuori facevamo dei banchetti perché volevamo il corso chiuso, ma abbiamo dimostrato di sbagliarci, e non c'è cosa più bella nella vita di sbagliare e poter fare un passo indietro. La prima cosa che insegnano alle scuole elementari: sbagliando si impara, e per me è una delle cose che porto dentro da sempre. Non posso esimermi dal dire che nella gestione dell'acqua il Comune di Bagheria sia stato l'unico che si sia discostato dalla scelta monocratica di affidare tutta ad AMAP e di dare il potere gestionale a Palermo ad Orlando. Anche questa è stata una scelta difficile, perché mettersi contro tutti, fare talvolta anche Don Chisciotte contro i mulini al vento, rischia di farti apparire pazzo. Però è stato fatto. Poi che il depuratore, che è un progetto che non so sinceramente, io purtroppo ho il brutto vizio di confondere i anni e di non essere preciso con i numeri, ma che posso dire che sicuramente è un progetto che nasce con delle amministrazioni che non erano quelle cinque. Funzioni male perché è stato progettato, come mi ricorda spesso il mio collega consigliere Francesco Danna, ad mentulam canis, non traduco in questo caso perché è meglio. Trovarci a gestirlo e a farlo funzionare può essere difficile, perché non abbiamo i dipendenti formati, perché evidentemente chi amministrava ha ritenuto che non fosse degno per questi dipendenti essere formati, e sia qualcosa di veramente difficile, perché lì si tratta della natura dei nostri figli oltre che nostra, e che ci possano essere dei malfunzionamenti, dico, anche qui io non mi nascondo. Poi non ci si può nascondere, in questo caso dico non ci possiamo nascondere sempre tutti e 30, perché dovremmo imparare a parlare da 30 consiglieri, non da Marco Maggiore, da Emanuele Tornatore o da Movimento 5 Stelle PD, ma da 30 consiglieri che sono stati eletti dai cittadini bagheresi. E non possiamo negare che i problemi degli enti locali nascono anche da scelte prese in alto, scelte prese dalla regione. Il governo Crocetta sta martoriando questa terra, a mio avviso,
E quindi spesso e volentieri ci ritroviamo a dover affrontare dei problemi che hanno una matrice che non è nostra, ma che è nell'impellenza di risolvere i problemi noi dobbiamo in qualche modo portare a termine. Così come saliamo più in alto, spesso molto può dipendere dal sistema nazionale, dal governo, perché a me fa rabbrividire il fatto che si mettano come fondo di garanzia 97 milioni di euro per organizzare la famosissima Raiders Cup di golf, sport in effetti molto adatto al popolo, e non si mettono a disposizione dei nostri cittadini le strutture sportive attraverso un piano di finanziamento degli stadi che possa portare l'Italia più vicina a quello che è il resto d'Europa. Ma si può salire anche più in alto. Spesso e volentieri sono anche le politiche europee a non favorire i territori locali. E in quel caso uno non se la può prendere né col Movimento 5 Stelle né col PD, perché a livello di logica europea poi diciamo il quadro si fa complicato anche per il maggiore esperto di politica internazionale. Quindi diciamo è difficile, non nascondiamoci dietro un dito o dietro un cinque, è difficile. È difficile, però qualcuno lo deve pur fare. E noi lo stiamo facendo. Siamo a 2 anni e mezzo, tra 2 anni e mezzo potremo dire se abbiamo fatto bene o se abbiamo fatto male. Che poi, dico, a mio avviso, spesso e volentieri, l'errore non è neanche delle persone che siedono qua dentro. Mi riferisco a questo clima di ostilità che si è creato all'interno del paese, dove sembriamo Beirut durante la lotta fra sciiti e sunniti. Ma spesso sono coloro che, avendo perso per sempre la poltrona, avendo capito che la politica non è più a far loro, perché la politica, l'ho detto poco fa, è una giostra e rischia di lasciarti a terra. Non hanno appreso, perché probabilmente nessuno gliel'ha spiegato, gli esempi di grandi personalità, dico, ne cito uno famosissimo, Cincinnato, che sicuramente voi conoscete tutti, che lo storico Tito Livio definì unica speranza del governo romano, quindi doveva essere una personalità non, diciamo, di poca caratura, che decise di dedicarsi all'agricoltura piuttosto che accettare il ruolo di dittatore e tornare alla politica, perché aveva capito che la politica che aveva di fronte non era più quella che lui aveva conosciuto. Ecco, se questi vari cincinnati o cincillà, così magari risulta più semplice, capissero che gli elettori hanno espresso delle preferenze e che in queste preferenze ci sono un'amministrazione che è stata eletta con un ampio scarto, dei consiglieri del Movimento 5 Stelle che sono stati eletti anche con pochi voti o con tanti voti, ma questo non importa, perché per quel che mi riguarda a me l'importante è portare avanti un progetto. Quindi che io abbia preso 340 voti e Romina ne abbia presi 180, per me non conta nulla, si potevano anche invertire le parti, avremmo lavorato allo stesso modo. Ma anche voi consiglieri, voi siete state comunque delle persone che da questo cataclisma che voi stessi avete creato, perché spesso ho sentito fare degli interventi in cui si diceva che la colpa era nostra che gettavamo benzina sul fuoco. Dico, io un po' piromane c'ero, non lo nego, è vero, un po' populista. Ci tenevo ad avere un'opportunità politica a governare questa città, ma il caos e il cataclisma non l'abbiamo creato noi, perché in consiglio comunale e in giunta non ce l'avevamo noi, l'Omeo non avevamo il potere di sfiduciarlo noi, e lo avete fatto voi con coraggio. Cioè io vi apprezzo per averlo fatto, non lo so se io potevo avere lo stesso coraggio. Avete avuto una scelta di coraggio, perché avete avuto il coraggio di mettervi in gioco. Avete avuto il coraggio di mettervi in gioco, e di questo ve ne sono grato, perché comunque avete deciso che per Bagheria era il momento di cambiare. Quindi in sostanza sui numeri ho parlato poco, perché ha detto tutto il sindaco, che tra l'altro dico propongo come prossimo frontman per uno spot contro il fumo, perché con quei polmoni dimostra di non aver mai fumato in vita sua, perché io dopo 30 minuti sto morendo. Ed è stato un intervento molto politico, ma io mi auguro per davvero, ma questo lo dico non perché ho il microfono acceso e le telecamere puntate addosso, io per una questione di carattere, per una questione di natura, io mi auguro per davvero che da domani, tra una settimana, ma anche tra un anno, dico, pur essendo diciamo meno ottimisti, si mettano da parte
queste ruggini di livello personale e si portino avanti soltanto le ruggini di livello politico, perché qua dentro l'unica cosa che si può fare è la politica. E io penso che se tutti, riuscissimo a fare un passo indietro da questo atteggiamento di ostilità che abbiamo l'uno nei confronti degli altri, la cittadinanza al termine, qualsiasi sia l'esito della prossima tornata elettorale, alla fine ci sarà grato. Spero di essermi attenuto ai tempi e ringrazio tutti per l'attenzione.